Al via da oggi per 2 mesi in Abruzzo i saldi invernali, tra la speranza di affari sia da parte dei commercianti che degli acquirenti. Per la verità le associazioni di categoria parlano di sconti partiti troppo presto visto l'invenduto a causa del caldo. Ci sono poi consigli sempre utili per saldi non nel buio e i cittadini si dividono su cosa e se comprare. È uscito dal negozio approfittando dei saldi, però la vedo con le mani vuote. Sono qui a accompagnare le signore che hanno la priorità naturalmente in queste cose, però mi sto guardando intorno anch'io. Abbiamo comprato un affino, abbiamo comprato. Ci sono delle offerte? Sì, se vedi sì, però comunque forse con saldi dicono che aumentano un po' di più il prezzo e diminuiscono. Alla fine saldi e non è saldi mi sembra che uguale. Rispetto a qualche giorno fa ho trovato convenienza. Cosa comprerà? Comprerà ancora in tempo di saldo? No, basta così. Dice già troppo. Posso chiederle cosa ha comprato? Un cappotto e una giacca. Saldi, già approfittato della giornata di oggi? No, perché fino adesso non mi piace niente. Cose già viste, cioè, sembra che l'hanno scelto, capito? Hanno messo proprio i capi che a me non piacciono. Ha fatto un regalo a sua moglie? Era un regalo per un'amica comune. Adesso il regalo per la moglie è già stato fatto. Sicuro? Sì, certamente sì. Cercherò di fare degli acquisti un po' mirati, quindi non andare oltre. La vedo perplesso. Sì. Le posso fare una domanda? Dimmi. Il 5 oggi partono i saldi in Abruzzo. Che parte? I saldi. Ah, no. A lei non interessa? Non mi interessa. Ma avete fatto i primi acquisti al tempo dei saldi? Qualcosa, sì. Ma più che questa è l'occasione per poter passare una giornata diversa insieme prima di ricominciare lunedì con la scuola e gli impegni. Non ci siamo prefissati, diciamo, limiti. Se troviamo qualcosina di carino che vale la pena di acquistare, ci facciamo un regalino. Perché secondo me è una presa in giro. In che senso? Nel senso che un sacco di volte prendono le rimanenze di magazzino e le rimettono in vendita. Io non capisco com'è. Fino a ieri il prezzo è pieno, oggi meno 70%, come mai? A meno che non si vada a un negozio di riferimento che uno conosce, con cui c'è un rapporto diverso, non solo da cliente. E abbiamo preso un maglioncino e niente, ci stiamo guardando ancora intorno. Quando ci sono i saldi di solito non ho mai budget, compro quello che posso finché ci sono i saldi in giro. Ho comprato per regalo questo. Da dove viene? Da Georgia, Tbilisi. Kati Biadila. Спасибо, хорошо. Siamo bene in Italia dove lavoriamo, dicono queste due simpatiche signore georgiane. Io ho 85 anni e ho 4 armadi pieni di roba, non compro niente. Innanzitutto complimenti per l'età. Grazie. Quindi c'ho già tutto. C'ho di tutto e di più, quindi cerco di fare la beneficenza, non mi compro niente perché ho 46 borse, non le dico altro. Posso venire a casa sua? C'ho i nipoti. Arrivederci. Buona giornata, arrivederci.